parte vigoroso subito, primo salto, fino alla 2, si impenna anche un po', ma controlla il rombar dei cavalli, lui che è ducatista e malato della motocicletta, la 6 presa di slancio, anche la 7, la 8, il tempo c'è, ci siamo, su Hradilek, 2 decimi, molto bene qui, poi la corrente aiuta e lo trascina giù, va di prua qui, evita la pallina di sinistra, continua, 12, controcorrente sulla 13, molto stretto sulla pallina e poi verso l'altra parte, prossimo stop del cronometro sarà praticamente sulla porta 17, dove comincerà il rebus, sta per scattare, come se scatta, un secondo di meglio, boato del pubblico, e adesso attenzione qui, si lascia andare, è già in posizione per affrontarla al rovescio e va bene, corrente che aiuta, la 20, la 21, retromarcia, controcorrente, 22-23, 94-78, il tempo del migliore, è medaglia, è già medaglia, è primo e ne mancano due, 1 secondo e 35, il prossimo stop alla porta 17, dove si andrà oltre il minuto, altri due errori, altri 2 secondi di penalità, brutta cosa per Kauser che è indietro di 5 secondi, fermi ancora, tutti ancora fermi, deve strafare, esagerare Peter Kauser, Daniele Molmenti sul podio c'è, ed anche su un podio pesantissimo, la 20, la 21, il tempo di Molmenti, 93-43, e qui ci siamo quasi, ci siamo quasi, ci siamo quasi, Daniele Molmenti è d'oro! Daniele Molmenti, la terza medaglia d'oro dell'Italia, arriva anche un'ulteriore zavorra, Daniele Molmenti è la medaglia d'oro, la terza di questi giochi olimpici, il friulano porta a casa quel titolo che studiava da 4 anni, l'abbraccio per lui gli arriva da chi è sul podio, con lui Aigner, Daniele Molmenti, Italia, 93-43.